Era il 5 aprile 1992 e durante la guerra in Bosnia iniziò l'assedio di Sarajevo, uno dei conflitti più lunghi e drammatici nella storia del XX secolo. A Pesaro, come in tanti altri paesi del mondo, iniziano a nascere associazioni di pace e Gianfranco Pagnoni di Dario fu una figura molto attiva che contribuì all'inizio degli anni 90 a fondare Time for Peace Marche. Dopo la sua scomparsa, l'associazione ha voluto creare un progetto che facesse da ponte di solidarietà con Sarajevo, un progetto che portasse il suo nome, per sottolineare l'affetto e la stima per uno dei soci fondatori più instancabile e attivo nel promuovere la pace e ridurre la distanza fra i popoli. Questo progetto nasce proprio l'indomani della scomparsa di Gianfranco Di Dario. Bisognava reagire e il primo impulso è stato onoriamo la sua memoria con una borsa di studio. Si è concluso con la premiazione, è un premio. Si sono volute premiare le due scuole perché se lavorano insieme, se lavorano a uno stesso tema, se lavorano con uno stesso scopo, è giusto che vengano premiati tutti. E premiando le scuole diamo la possibilità anche a chi verrà dopo di usufruire di questi fondi che noi abbiamo messo a disposizione. La nostra associazione opera da circa 30 anni in rapporto con i Balcani. Dall'inizio della guerra si è prodigata per aiutare, per creare un ponte di pace tra le due sponde dell'Adriatico. Prima abbiamo iniziato con aiuti umanitari, per poi proseguire con adozione a distanza e poi con finanziamento di progetti scolastici, soprattutto la creazione di aule di psicomotricità. In questo momento stiamo creando un ponte culturale anche per vitalizzare, diciamo, il gemellaggio che è in essere tra Pesaro e Novigrad Sarajevo, che, diciamo, è anche un nostro orgoglio perché la nostra associazione ha lavorato tanto su questo progetto. I protagonisti ovviamente sono sempre i bambini, però. I bambini che già 30 anni fa erano il punto di riferimento dell'associazione, lo sono tuttora nella creazione di questi progetti e che nello specifico sono video, strumenti video telematici appunto che rappresentano le diverse culture di Pesaro e di Sarajevo.